Allora, però qui avete stufato un altro furbacchione, arrivo a Faraone, perché nel frattempo Matteo Renzi ha sparigliato tutto e ha detto lo facciamo noi l'accordo con i 5 Stelle, come non detto, siamo pronti, cari miei. Ma siete circondati dai furbacchioni. Ma ieri comunque ero, la cosa positiva è che ieri, perché poi mi sono tirato, sono un anno in mezzo alla gente, poi il morale va su, ieri ero in Umbria per la campagna elettorale e per fortuna i miei della Lega, una cosa che mi hanno detto è finalmente non siamo più con loro. Lascia lì, avete fatto bene. Allora, e quindi Faraone, questa è una cosa che mi ha tirato su di morale, perché almeno adesso la palla l'abbiamo passata agli amici. Eccolo qui, passiamo la palla a Faraone. Lei si fida del Premier Conte, Faraone? Allora, intanto non voglio minimamente giudicare la coerenza del Presidente Conte rispetto alla questione che veniva posta, cioè sui migranti e sul fatto che in un giorno si è fatto più che quanto si è fatto in un anno con Salvini al governo, su quello sono d'accordo. Avevamo il dovere di confrontarci con gli altri paesi europei perché il problema dell'immigrazione si risolve insieme. Abbiamo il problema di confrontarci con i paesi del Nord Africa e non insultarli un giorno sì, un giorno no. Abbiamo il problema di cambiare le regole e di punire i paesi europei che non le rispettano. Perché ad Orban non basta soltanto dire dovresti accogliere nella ridistribuzione i migranti. Bisognerebbe anche dire se non li accogli ti tagliamo i fondi comunitari che sono pagati con le tasse anche degli italiani oltre che di tutti i cittadini europei. Questa è politica, così si affronta il tema e lo si può attutire, perché risolvere un problema come il grande fenomeno dell'immigrazione non è per nulla semplice aver passato, diceva Formigli poco fa, finalmente il periodo dell'utilizzo della carne umana a bordo delle navi ONG come strumento di battaglia politica, per me già questo è un grandissimo successo. Poi ci sta tutto il resto e credo che questo governo possa avere l'autorevolezza per portarla avanti. Dopodiché, poi per chiudere, allora, rispetto al tema dei tradimenti o meno, che era la domanda che mi avevi fatto, ecco. Io credo che il primo tradimento, lo abbiamo visto e vissuto in Parlamento direttamente, è stato aver chiesto a Conte, prima di chiedere la fiducia sul decreto sicurezza, noi abbiamo votato, hanno loro votato, noi abbiamo votato contro la fiducia al governo Conte su quel decreto e un minuto dopo dire Conte vai a casa. Questo è un altro elemento di contraddizione che è tutto della Lega. Allora, scusatemi.